specie in esseri marci e decrepiti che hanno perso il lume della ragione. Assumeranno un atteggiamento poco civile e incline alla rabbia. Devi imparare a trarre il massimo vantaggio dalle armi a disposizione. Ma l'entusiasmo da solo non basta. Ora riproviamo. E ricorda, con un'agilità ben sviluppata, puoi sfruttare lo SPAV al meglio. Visto? Semplice. L'agilità ti aiuta a superare i momenti più delicati. Ma perché sopportare tutto questo stress? C'è un altro modo di affrontare certe situazioni. Prendi in considerazione un approccio più silenzioso. La tua agilità può trasformare un attacco furtivo in una strategia vincente. Ma ricorda, altri potrebbero avere la stessa idea. L'agilità ti aiuta a spostarti nella zona contaminata con più facilità e grazie ad essa potrai assalire un ignaro sognatore per ricaricare più velocemente per infliggere danni a bersagli aggiuntivi quando studia regolarmente i materiali forniti dalla Voltec per sopravvivere. E per rispondere alla domanda, lo sai che cosa ti rende speciale? Eccomi qua, ciao a tutti. Cheat. Filippo, c'è il cheat, il Commonwealth Institute of Technology. Ti dice qualcosa? Quindi è proprio quello. Quindi è Boston. Sì, Cambridge. È vicino. Non so se è Cambridge o Boston. Beh, Cambridge però è un insieme di università. Giusto? Non lo so. Cambridge, c'è anche l'università di Cambridge. Cambridge però è in Inghilterra. No. No. Non si dice sempre Cambridge e Oxford, no? Perché Oxford è in Inghilterra, Cambridge non so se c'è sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. A questo punto forse è negli Stati Uniti, però ci sono tante università, non c'è solo quella di, non c'è solo il MIT. Ciao Paccio Ricchi, benvenuto. Mamma mia, cos'è quello? Cambridge è una città della Gran Bretagna. Oops. Cambridge, infatti, cos'è questo? Gas, c'è un tale Gas qui. Ciao Fabe. Cambridge quindi è un'università a Londra, sì. E poi è una città vicino a Boston, no. Dove c'è anche l'università. No. Cambridge è una città di Londra, Inghilterra. Ok. Aspetta. Dove è Gran Bretagna? Ma è vero che giochi perché non trovi lavoro dopo l'università? No, in realtà no, perché sto ancora studiando. Cos'è successo? Forse ho trovato qualcosa. Chi è là? Come vuoi? Non puoi morire così. Thank you.
Cambridge, negli Stati Uniti c'è Massachusetts. Quindi insomma si sono copiati, così la gente sì, si confonde. Ma ci sono tanti Cambridge, tante Cambridge anche negli Stati Uniti. Poveretti, c'erano i complessi, allora, di inferiorità. Ci sono due università a Cambridge, Stati Uniti. Allora, Harvard e Massachusetts Institute. Capito. Wow! Ottimo lavoro! Ma ci sono le armi da taglio? Sì, fave, ci sono. Non sono tante, ma ci sono. Bello quello. Ci sono anche le armi a due mani, tipo i martelloni, quelli che piacciono tanto a mio fratello. Prego? Stai aspettando il supervisore? Sfortunatamente, se dovessi incontrare quel tigrone, sabato mattina WhatsApp ci renderà pagamento bla bla bla. Ho bisogno che salve, siamo in visione, risultati WhatsApp per la sua assegnazione. Nel frattempo temo che la galleria sia chiusa al pubblico, ma se hai qualche domanda... Non mi distraga che sto giocando. Perché la galleria è chiusa? Sono spiacente, ma per via di una causa ancora in corso non posso commentare. Ti invito a rivolgere le tue domande alla divisione affari legali della General Office. Pacioricchi, ci hai provato. Cos'è questo posto? La galleria General Atomics è il centro commerciale del futuro. La nostra vasta gamma di negozi è gestita interamente dall'avanzata linea di robot della General Atomics. La dimostrazione dell'affidabilità e versatilità dei lavoratori robotici. Entra e scopri la differenza con la General Atomics. Chi è il direttore? Le azioni dei robot della galleria sono coordinate dal software brevettato Director Management System, DMS, della General Atomics, che chiamiamo direttore. Figurati Fabe, se hai altre domande non ti preoccupare, fammele pure. Anche se sono ancora ben lungi dal conoscere tutto. Credo che nessuno conosca ancora tutto. Tranne magari i modder. Loro magari, avendo accesso a tutti i dati di gioco, conoscono delle cose in più. Però per conoscere bene questo gioco qui ci vuole davvero tantissimo. Tutto qui quello che avete. Ti offrirei le nostre famose ciambelle, ma che siamo andati a male qualche settimana fa. In effetti anche tutto il resto è andato a male, ora che ci penso. Quindi ci resta soltanto caffè. Posso portartene una tazza? C'è una fuga di gas qui. Sì. Ho richiesto un intervento circa 50 anni fa. Se la prendono decisamente comoda, eh?
Beh, poco male, direi. Ora, te ne dici di un caffè? Se per farmi il caffè devi accendere il fuoco, no, grazie. No, grazie. D'accordo. Beh, torna a trovarci. Non voglio che ti suicidi. Fate attenzione a ladri, intrusi e comunisti. Un numero per agevolare il servizio. Numero 12. Per favore, attendi il tuo numero. Arriverà presto qualcuno a servirti. Quindici. Qualcuno ai 15? Fuori dalla mia cucina! Nella forza letale contro i sacchi. Numero 16. 16. Sì, ci vuole davvero tantissimo, tantissimo tempo. Tantissimo tempo. Numero 18. Mi ricordo la vita di tutti i giorni. Nessuno deve essere autorizzata dal direttore. Riproviamo. No, no, ci sono io. Oh. No, 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 ci sono io. Per favore, attenzione. Numero 12. Ordine del direttore. Che ci vuoi fare con quello? Ma dove sono? Non me lo dava come furto. Va bene. C'era troppa gente in negozio. Sì, ho lasciato perdere. Ci voleva troppo. E poi ha saltato il mio numero apposta. Bello questo. Ma è bello questo gioco perché è pieno di queste cose assurde. Veramente assurde. Plaf. Chissà se trovo un vestito migliore di quello che ho adesso. Voglio il cappello elegante, toh. Questa è una camicia da notte. Mi sembra fuori luogo. Ah, rimarrò con la mia vecchia roba. Da reietta.
Mi sono convinta a prenderlo, beh, sono contenta, cioè, se ti piace, se pensi che. Siete l'orgoglio della General Atomics. Se pensi che ti possa piacere, questo è un gran bel gioco. È anche meglio del 3, pensavo che non potesse esserci niente di meglio del 3, ma evidentemente. Ci sono stati un sacco di passi avanti. Però ho finito di esplorare bene qua. No. Sicuramente no. C'è il bowling. Ciao Nando, come va oggi? Tutto bene per me, grazie. Benvenuto al Back Alley Bowling. Seguimi, ti faccio accomodare. Devi pagare. Essere molto Ma intelligente che? se non riesci a Che ti ho fatto, robot? Ma ha detto seguimi, lo stavo seguendo. Vabbè. Ok. Whatever. Ti sta piacendo Fallout? Molto, molto, Nando. È talmente pieno di cose che è incredibile, davvero incredibile. Tipo, io sono qui per caso, puro caso. Questa è una location completamente. Ho ucciso un po' dei Mi tuoi, mi sembra che io dispiace. abbia tempo da perdere in chiacchiere? Sì. Non muoverti. Ho osservato il tuo stile. Notevole. Davvero notevole. Per un soggetto criminale. Non sono un soggetto criminale. E allora, cosa sei? Un mercenario? Una spia comunista? Sei la grande riapertura. Sei il supervisore 18 Alfa della grande riapertura? Sei in ritardo. La grande riapertura. D'accordo, ascolta. Il protocollo della grande riapertura distribuirà aggiornamenti software a tutti i dipendenti e riaprirà la galleria. L'autorizzazione manuale per la grande riapertura richiede l'autenticazione. Quindi dovrò vedere il tuo ID. Il mio ID. ID? Quale ID? Fornita spiegazione. Questa è una minaccia. Mostrami il tuo ID. Aspetta, l'attivazione manuale? Ce ne sono altre? Irrilevante. Attendo l'attivazione manuale. Prego, mostrami il tuo ID da dipendente. Non ho nessun ID da dipendente. Non devo mostrarti nulla. Inaccettabile. La galleria è chiusa. Ti avevamo avvertito. Ma c'è molto da spippolare, c'è molto da farsi spappolare. Ecco perché il carisma è importante in questo gioco. Ah! Allora, facciamo così, provo a caricare un salvataggio in cui tutti non mi odiano perché, dai, non è giusto. Tipo qui.
C'è anche un ottimo sistema di autosalvataggi, ce ne sono quattro, mi sembra, una cosa del genere, e che è molto d'aiuto, molto molto. Perché a volte succede che appunto ti succedono queste cose che non hanno molto senso. Tipo io questo reg non lo volevo mica uccidere. Prima della morte del generale Becker, i Minutemen erano una forza da nulla. Allora. Burp, scusate. Com'è l'abito estivo? Molto estivo. No, considerato che è tipo novembre, direi che l'abito estivo non va bene. Mettiamoci di nuovo il nostro completo da reietto e togliamoci il cappello che mi sono stufata. Ecco. Mi ha esecuzionato. Benvenuto al Back Alley Bowling. Seguimi e ti faccio accomodare. Sei qui per giocare? Soltanto che? $5,000 a partita. $5,000? È ridicolo. La povertà non è qualcosa di cui vergognarsi. Torna pure quando potrai permettertelo. What? What the fuck? Hai cambiato idea? Certo, come no? Nuoto nei soldi. Non ne dubito. Ora vuoi giocare? Accettate anche tappi? Tappi di bottiglia? Certo che no. Soltanto valuta legale. Ti dispiace se do un'occhiata in giro? Mi dispiace, soltanto clienti paganti oltre la reception. Non ho tutti quei soldi. Piacente, torna a trovarci. Viva l'inflazione. Inflazione da dopoguerra proprio. Giocare al bowling costa $3,000 o $5,000. Sì. Ricordate, siete l'orgoglio della General Atomics. Ti do il benvenuto da Andy Hitz. Dove servire è nel nostro codice. Tavolo per due. D'accordo. Da questa parte. Cosa ne pensa Preston? Qui? E insieme a... Ok. Così va meglio. Come possiamo servirti oggi? Alla griglia? A dadini? Al vapore? Eh? Aspetta, cosa? Da Andy Hitz, servire nel nostro codice. What? Ah! Sono i cannibali! Abbiamo finito? Pensavo di aver letto male, dicevo, ma cos'è, una traduzione sbagliata? No, no, come possiamo servirti? Ok. Quando compare una lente di ingrandimento attorno all'oggetto che sto raccogliendo, non funziona, vuol dire che è un oggetto che mi serve, tipo questo, perché servono per costruire delle cose al campo base, insomma. Io non ho fatto niente, siete testimoni. I fondamenti di Andy Hitz.
Non ha senso. Non accettano tappi, ma hanno tappi. In effetti avrei dovuto chiedere degli scheletri prima. La galleria è chiusa per ordine del direttore. Magnifico! Appena in tempo per la dimostrazione odierna dei prodotti. Da questa non ti ci mettere anche tu, eh? General Atomics, il leader mondiale della robotica. La nostra affidabile linea di robot domestici Mr. Andy ti libererà per sempre dai faticosi lavori di casa. Dai lavori domestici alla cura dei bambini, dagli acquisti all'intrattenimento. Nessun compito è eccessivo per Mr. Andy. E i nostri modelli sono rinomati per... Che ne dici, Preston? Con la dovuta manutenzione, il tuo Mr. Andy potrà durare per sempre. Non mi sembra, in realtà. Segui la dimostrazione. Per i clienti delle forze armate, la General Atomics è orgogliosa di offrire la nostra linea di Mr. Gazzi, completa della tecnologia militare più avanzata. D'accordo, stronzi comunisti, che ne... A quanto pare... Lo sapevo! No, no, è una cosa equipaggiata. Allora, armi. Anzi, una bella granata frammentazione. Ho un messaggio per te da parte delle Bene. Dimostrazione finita. Ti aiuto a portare qualcosa? Sì, per favore. Dove sei andato? Ehi, aiutami! Aspetta! Finisco di ciucciare la roba qua. Carburante per Mr. Andy. Ok. Sì. Ehi. Devi solo indicare. No. Non ti spostare, aspetta. Ok, ecco cos'ho. Allora. Tipo l'asse che non mi serve assolutamente niente, potrei anche lasciarla. Preso ovviamente per sbaglio. Il cuoricino indica le armi preferite che sono facilmente selezionabili. Sono appena dopata. No, il doping è un'altra cosa. Quello è uno steampack. Poi c'è anche il doping. Se uno vuole, ci sono varie sostanze: il jet, il buff out, le mentats. C'è solo l'imbarazzo della scelta. Chi ha detto da questa parte? Il direttore ha autorizzato l'uso della forza letale contro i saccheggiatori. Entra pure. Ma dove dici? Qua? Sei abbastanza forte da affrontare il campione? Ehi! Sì, tu! Coraggio, sali!
sali sul ring. Scopri se riesci a resistere un round contro il campione, il miglior istruttore di box del mondo. L'istruttore di box c'ha una sega circolare e non so che cos'altro in mano, quindi non mi sembra valido. Nessuna vendita fino al termine dell'incontro. Mi sembra di capire che ti va di combattere. Forza, sali sul ring. Preferisco salvare prima. D'accordo, sulla guardia, sulla guardia. Errore, eccezione imprevista nel modulo di box. Protocolli totali attivati. Round 1, combattete. Nervi falsi, ce la facciamo. Arma illegale. Siete tutti maniaci. Robot. Queste sono sostanze. Questi invece sono steampack. È bloccata. Il maxi direttore. Do it! Just do it! Ricordate, siete l'orgoglio della General Atomics. L'avete visto il video di Just Do It di Shia LaBeouf applicato a Dark Souls? È una roba meravigliosa, ve lo consiglio. Adesso salvo perché se finisce come prima. Finisce come prima. Vieni qua. Preston. Preston? Ehi! Ok, che devo fare? Qui! Ci penso io. Fate attenzione a ladri, intrusi e comunisti! Considero l'ho già fatto. Con calma. Vai. Non ti buttare, no! Non ti buttare, no! Speriamo che non ci sia niente contro cui sbattere la testa. Ah, sei qui. Pensavo fosse cascato di sotto. Ciao, Dim! Sì. Un incontro alla pari, direi. Beh, cioè, io non... Insomma, non ho fatto niente. Fanno tutto da soli. Ho osservato il tuo stile. Notevole. Davvero notevole. Per un soggetto criminale. Beh, la mafia non accettava nuovi membri. Ma faccio del mio meglio. È quello che direbbe una spia comunista. Arroganti di merda. Che cosa vuoi? Per chi lavori? Voglio risposte! Aspetta, la grande riapertura. Sei il supervisore 18 Alfa della grande riapertura? Sei in ritardo. Sei in ritardo? Sì, sì, esatto. L'autorizzazione manuale per la grande riapertura richiede l'autenticazione. Quindi dovrò vedere il tuo ID. Aspetta. L'attivazione manuale. Riproviamo. Ce ne sono altre. L'attivazione automatica è prevista per il 1 gennaio 2078. In ritardo di 200 anni. Analisi. Rilevato incarico corrotto. Pianificatore riparato. Esecuzione dell'incarico previsto. Accesso ai protocolli. A tutte le unità. Preparatevi alla grande riapertura. Mai. Non sparate sui clienti però. Elaborazione degli aggiornamenti del
divisore completata. La galleria General Atomics è ora aperta al pubblico. Yeah! Sconti! Il supervisore della grande riapertura, stasera gestirai una lotteria omaggio per i clienti. Ecco. Grazie. È tutto, soldato. Puoi andare. Sì, signore. Dove sono i clienti? Non vedo clienti. Qui litigano in chat. Non litigate. Allora, volevi sapere che livello 16. Non lo so neanche io che livello sono. E non ho neanche praticamente intaccato ancora la trama principale. Cioè, io ho girato e basta. E neanche tantissimo poi, perché la quantità di mappa che ho esplorato alla fine è davvero, cioè, niente. Davvero niente. Qualche cosina qui, ma praticamente niente, perché è tutto molto denso come qui alla fine. Quindi non ho ancora visto niente praticamente. Sono a livello 20. Quindi è per dire che ce n'è davvero tantissimo da vedere. Davvero tantissimo. Lago Dark Hollow. Non si vede niente. Ok, non mi piace tanto. Ecco, io ho fatto un'abilità che mi permette di nuotare senza prendere radiazioni, perché sennò sarei già piena di radiazioni fino a... dappertutto. Wow! Ogni tanto ci sono questi incontri casuali. Trovato qualcosa di utile? Questa sembra la stessa inquadratura più o meno che c'è anche nel video di Fallout 3, dove c'è la televisione. Quanto odio queste cose! Mica male. Calma. Lo sto giocando con sopravvivenza. Ah, scusate un attimo. Bisogna dare la medicina al gatto. Puoi fare tu? Sì. Sì, bisogna ti aiuto io.
Allora, mi sono persa il commento, quindi adesso lo leggo. Lo sto giocando con sopravvivenza. Se trovi un po' di equipaggiamento decente, è molto facile. Sì, non è un gioco difficile questo, assolutamente. Ma è bello anche per questo, nel senso che non è la difficoltà che interessa in un gioco come questo qui. Non è quello. Io lo trovo molto più avvolgente di quanto non fosse Fallout 3. Cioè, qui ti sembra veramente di essere in questo posto, insomma, molto di più di quanto non fosse Fallout 3. O di quanto possa esserlo un posto come quelli descritti in The Witcher, ad esempio, secondo me. Almeno per me l'immedesimazione è molto di più qui che non in un gioco fantasy come The Witcher. Però sono proprio gusti personali, quindi. Spero che tu non sia uno di quei sintetici qui per spiarmi. Quindi questo è un luogo. Metalli quello, vero? No, non è questa, è quella intera. Aspettate un attimo, scusate, ma c'ho il gatto che sta male e devo dargli le medicine ogni tot. Quindi se ogni tanto vi lascio è per quello. Ehi là, siamo nei guai fino al collo. Non è che puoi darci una mano? Certo. Sono dei Minutemen. Cosa posso fare per te? Sono quei pelle verde, i supermutanti. Ogni volta che ci attaccano dobbiamo fuggire o nasconderci. Prendono tutto quello che riescono a mangiare e distruggono il resto. Se dovessero coglierci di sorpresa, ci ucciderebbero tutti. Preston! Non possiamo continuare così. Fa qualcosa, ti prego. Sai da dove venivano? Ci siamo fatti un'idea abbastanza chiara. Spero che tu possa trovarli e farli fuori tutti. La soundtrack, dice Dim, mi piace molto, rende l'atmosfera ancora più No, suggestiva ed no, evocativa. pure. Assolutamente sì, io penso che abbiano fatto, cioè, in questo siano Ah, addirittura scusa. meglio del terzo Fallout. Ne Hai manca bisogno, ce la fai? qualcuno. Sono assalto dei gatti. Vabbè, e se c'hai bisogno dimmelo, eh. Ok. Hanno fatto un lavoro ancora più. Hanno fatto un lavoro fantastico con la soundtrack in questo gioco qui, quindi io sto girando in tondo perché non so, non capisco più che cosa dico, che cosa faccio. Questo insediamento non è ancora mio alleato perché prima devo spattaccare tutti i supermutanti. Quindi questa è una missione secondaria che ho trovato per caso girando, quindi proprio il massimo. Allora, vediamo dov'è questa missione.
Quindi ce l'avevo già forse. Pelle verde. Ce l'avevo già e ci sono finita dentro per sbaglio, cioè senza seguirla la missione. Perché quando segui la missione poi ti compare appunto questo quadratino verde sotto. Questo quadratino, ma chiudi la porta quando ti seguono. Vabbè. Niente. Ho perso il pallino. Ah. Ma non l'avevo neanche visto. Figurati io. Umano codardo, affrontami! Disse quello che tirava le granate, vero? Prendi bene la mia. Vai, perché mi fai così? Hanno anche le armi al laser? I super mutanti? Signore, cioè... Vabbè. Non ha senso. I super mutanti col laser. Ah... Meno male che non ho perso molto. Allora, rimettiamo la missione. Olè. Perché poi mi hanno consigliato, infatti, subito. Scusa. Ehi là. Siamo di fare così, cioè non di non usare il viaggio rapido, cosa che si può comunque sempre fare, sono dei ma di cosa andare sempre fare? A piedi, perché si sono trovano sempre cose nuove. Verde, i super mutanti. Ogni volta che ci attaccano dobbiamo fuggire o nasconderci. Prendono tutto quello che riescono a mangiare e distruggono il resto. Se dovessero coglierci di sorpresa ci ucciderebbero tutti. Non possiamo continuare così. Fa qualcosa, ti prego. Sai da dove venivano? Ci siamo fatti un'idea abbastanza chiara. Spero che tu possa trovarli e farli fuori tutti. Ok. Poi in realtà io ho un personaggio sempre abbastanza debole, nel senso che appositamente preferisco non mettermi le armaturone, le cose pesanti, perché non mi piacciono. Ma solo per quello, sennò sarei molto più forte di così. Bene, bravo. L'ha mangiato tutto? Sì. Bravo. Bravo, micione. Ehi là, siamo nei guai fino al collo. Sì. Sono dei minu. Sono quei... Prendono tutto. Non possiamo. Mi occuperò di quei super mutanti. Promesso. Lo spero proprio. Eravamo disperati. Che dici, ce la faremo prima o poi? A non farci accoppare? Beh, Vdim non mi sembra molto, molto, una cosa molto buona questa, con tutto il rispetto.
non esplode con la tanica. Va bene. Wow. Mamma mia. Sono i super mutanti, non mi disturbate. Ok. Super mutante macellaio. Il super mutante col fucile laser non l'avevo ancora mai visto. Mancato spudoratamente. Cazzo, questa gente non aveva scampo. Ma il genere di canzoni che è possibile ascoltare sulla radio di Diamond City è blues jazz. Allora, scusatemi, leggo tutto, eh. È vero che i punti forza incidono sul tipo di armi che puoi utilizzare? Sì, perché dipende da se usi armi da fuoco è meglio che sviluppi l'agilità, mentre se utilizzi armi da taglio o comunque armi che richiedono la forza è meglio i punti forza. Il genere di canzoni che è possibile ascoltare sulla radio di Diamond City è blues jazz, sì, ed è fisso. Se uno vuole ci sono anche altri diversi tipi di radio, tipo la radio classica, la radio di Silver Shroud, quindi ce ne sono. Però qui fanno jazz, blues. Tipo di armi, quantità di oggetti, sì, puoi anche portare più oggetti se aumenti la forza e la quantità di oggetti trasportabili, come dice Dim. Con forza 3 posso usare Fatman, sì. Alcuni dicono che ti limita, no, limitare no, però fai più danni ovviamente. No, limitare non credo,
limitare non è come Skyrim, cioè anche in Skyrim poi se non sbaglio potevi usare tutte le armi che volevi, però c'erano delle penalità, se non sbaglio, se non mi ricordo male. Sicuramente avrai le tue buone ragioni, ma a me sembrano soltanto rifiuti. Non resta molto. Doveva essere un posto tranquillo. Poi non so, magari mi sbaglio. Comunque io le armi di forza non le uso mai, perché non mi interessa, insomma, non è del mio personaggio. C'è la nebbia oggi. Non l'avevo ancora mai vista la nebbia io così. Così forte almeno. Sicuramente a seconda anche del posto in cui ti trovi ci sono condizioni climatiche diverse. Io sulla costa ancora non ci sono mai stata, deve essere molto particolare. Non pensavo di rivederti. Questo significa che devi ancora occuparti di quei supermutanti o che li hai già tolti di mezzo. Ti prego, dimmi che è la seconda. Quei supermutanti non vi daranno più fastidio. Mi ha anche pagato, wow! Giusto, al posto giusto, eh? Beh, grazie. Dimenticavo, abbiamo deciso di sostenere i Minutemen. Dobbiamo aiutarci a vicenda se vogliamo che le cose migliorino. Olè. Ah, questa è una delle mie parti preferite. Ecco qua. E la mia preferita è la torretta. No, la torre radio. Che però non posso fare perché non ho cristallo, rame e gomma, mi mancano. Ok. Qui è già tutto fatto, non gli smontare niente, poveretti. Riciclaggio. Hanno preferito costruire fuori principalmente perché il tetto è tutto un buco, immagino. Questa è roba loro, lasciamogliela. Invece le lattine che non servono a niente gliele riciclo. E la scopa serve. Lasciamogli la roba, dai, poveretti, roba loro.
Cucina da campo. Faccio qui un momento, poi vado, perché so che sono cose noiose da vedere queste qui, magari le faccio quando sono offline. Però mi sembra che non ci sia altro da riciclare. Il prossimo brano è... si intitola 60 Minute Man. E... ok, non importa, come l'ho detto. Ora che quei supermutanti non ci sono più... spero di poter ripartire da capo per l'ultima volta. No, direi che ho fatto per sbaglio, perché poi ho già fatto tutto. Ehi! Vai avanti. E adesso? Finalmente non dobbiamo più pensare solo a come sopravvivere. Ci siamo allargati così tanto che abbiamo difficoltà a comunicare con tutti i nostri insediamenti. È un bel problema. E io ho la soluzione. È arrivato il momento di riprenderci il castello. Era il quartier generale dei Minutemen, prima ancora che mi unissi all'organizzazione. È ben protetto, situato in una posizione centrale, ma soprattutto ha un potente trasmettitore radio che possiamo usare per raggiungere tutto il Commonwealth. Cos'è successo a questo castello, se era così ben protetto? È successo molto tempo prima che mi unissi ai Minutemen. Ma la storia che ho sentito riguarda un mostro venuto dal mare che ha distrutto il forte. Parecchi leader sono morti in quella battaglia. Dopo nessuno era disposto a rischiare per riconquistare il castello, immagino. Mi sono sempre chiesto se perdere la stazione radio sia stato l'inizio di tutti i nostri problemi. Dunque, dovrei radunare un contingente d'assalto vicino al castello? Ci penso e ti faccio sapere. Come credi? Avvertimi quando vuoi iniziare. Le pistole restano sempre le mie preferite, peccato che ho sempre pochi colpi. Non ha senso lasciarlo a qualche saccheggiatore. Ehi! Devi solo indicare. Prendi tutto ciò che è utile. Questa volta
No. È una pista d'atterraggio. Punto d'ascolto, bravo. Ok. Wow. Hanno una mira sti tipi. Se lo faccio mi esplodo anch'io. Ma porca. Incastrata. Dove sono? Dove vuoi che siano? Vabbè. Wow.
Ah, non riesco da qui. Colpito! Ah! Ciao Siegfried, che dice che è uscita la review di Fallout 4 da parte di Angry Joe. Mi piace tantissimo Angry Joe, lo andrò sicuramente a vedere. Mancato. Che cavolo è questa roba? Sempre qui.
Ricordo che ti piace da quando parlasti della sua review di The Witcher 3. Comunque qualche volta mira le braccia con il VAT, così non possono sparare più. Sì, è vero, ma con quell'arma che avevo prima, cioè il mitragliatore, si fanno davvero pochi colpi con lo SPAV. Comunque sì, hai ragione. Come anche quando gli spari ai piedi, poi, che dopo non riescono più a correrti incontro. Quello è più comodo in realtà verso... contro le bestie, tipo i cani, Deathclaw e cose simili, che sono molto veloci. Oppure comunque gli avversari molto veloci. Vorrei davvero sviluppare la capacità nella pistola, nelle armi a una mano comunque. Cioè nelle pistole. Perché mi piacciono di più, solo che ci sono sempre troppe poche munizioni, quindi bisogna sempre anche un attimo ingegnarsi. Grazie. Granate gratis. Finisco un attimo di esplorare prima di buttarmi di sotto. Qui bisogna sempre stare molto attenti a non sparare quando c'è il robot. Quindi non è là. E neanche la L. Sono dentro. Ma lo sceriffo gli ha sparato a qualcuno? Bella domanda. Ciao a coso. Vai a uccidere tutti, per favore. Scoprite dov'è e sistemate la cosa. Jet sul water. Chissà che cosa doveva servirgli. Preston. Ehi. Che c'è? Fermo lì. Ehi. Devi solo indicare. Sì, fammi parlare. Sì, rifornimenti? Nessun problema. Allora, lasciamogli. Questo è inutile, questo è inutile. Oh no. Ti sei riempito di roba inutile. Allora, mettiamo via qualcosa tipo questo, che ce l'ho già.
Questo è inutile. Con le 45. Ma facciamo così per adesso. Hai provato. Questa pistola fa più danni, ma a me l'ho portata, quindi lascerei la pistola. Però è ancora troppo pesante, quindi vediamo di lasciare un tipo questo. Avvicinati e identificati. Ai cittadini rispettosi della legge non sarà fatto alcun male. Wow. Non pensare alla puzza, spara. Robot. È troppo pieno di roba. Ok, Non si sa mai, potrebbe esserci qualcosa di utile.
Olè. Ma le torrette non puoi hackerarle? Non lo so. Comunque questa era impossibile senza che ti sparasse. Si faceva prima distruggerla. Scappare, uccidila. Devi essere piuttosto forte per arrivare fin qui. Oh, erano i tuoi uomini. Pensavo che stessero cercando di lanciarmi addosso dei fiammiferi. Mi piace il tuo stile. Era da tempo che non incontravo qualcuno che avesse le palle di parlarmi così. Vedi, Jake, ecco qualcuno che potrebbe valere il mio tempo. Non come te. Mi uccideranno. Ma ti ho portato tutto quello che avevi chiesto. Rubare alla tua famiglia non significa essere forti, ragazzo. Anche se questa splendida spada che hai portato mi mette abbastanza di buon umore. Ti darò un'ultima occasione per dimostrare quanto vali. Shish kebab, pezzo classico dei vecchi Fallout. Completamente inutile. Avevi detto che avremmo fatto incursioni fuori dal covo. Queste persone non sono una minaccia. Dimostrami che sai uccidere. La sua vita o la tua. Oddio, che faccio, che faccio? Lo speaker di Diamond City è un grandissimo Dim, soprattutto quando è un po' ciofecoso. Ti prego, lasciami andare. Allora, cosa scegli? Vattene, Jake. Non sei tenuto a farlo. Hai ragione, non voglio farlo. Non voglio unirmi ai contrari. Voglio solo tornare a casa. Avremo bisogno di armi più pesanti. Uccidi il prigioniero e... Preston! Uno... Aiuto! Ehi, qui! Mi spiace, generale. Tre. Ma che cazzo! Mi sono andata a fuoco da sola. Merda. Ah, che cazzo. Rifallo un'altra volta. Ma perché Jake Finch ce l'aveva con me? No, è stato un incidente. Sicuramente gli ho sparato per sbaglio. Adesso auguri di riuscire a convincerlo. Hai già fatto Silver Shroud? Sono carine come quest. Aspetta. Credo di sì, perché Silver Shroud è quello della torre Trinity Tower, se non sbaglio. Uccidila, devi essere più. Oh, erano i tuoi uomini.
Si è bruciato per sbaglio con qualche molotov, probabile, Siegfried. Devo stare più attenta. Era da tempo che non incontravo. Vedi, Jake, mi uccideranno. Rubare alla tua. Anche se questo. Uccidi il prigioniero. Avevi detto che avrei. Dimostrami. Oddio, che faccio? Che faccio? Vattene, Jake. Non sei tenuto a farlo. Ti prego, lasciami andare. Allora, cosa non voglio fare, Jake? Non voglio unirmi ai contrari. Voglio solo tornare a casa. Avremo bisogno di armi più pesanti. Ah, si può fare, Siegfried? Credevo si potesse fare solo con i... solo con i supermutanti... Chi c'è? Cos'è che non è piaciuto per niente a Preston? Non è che ho... Ho di nuovo colpito Jake, ma che... Cazzo! Ok, non posso più usare le molotov a questo punto. Che barba, mamma mia santissima. Se prova a scappare... Oh, erano i... Vedi, mi uccideranno. Anche se uccidi, avevi detto, dimostra... Oddio. Vattene, Jake. Non sei tenuto a farlo. Meno male che mi viene sempre. Lasciami andare. Allora, cosa scegli, Jake? Voglio solo tornare a casa. Ultima possibilità, Jake. Se non uccidi il prigioniero... Avremo bisogno di armi più pesanti. Uno, aiuto. Ciao. Grazie mille. E ultimo. Come faccio ad avere zero probabilità di colpire? Non puoi morire così, messo male. Allora, la tanica, dicevi. È un'ottima idea. No, perché adesso mi faccio uccidere. Dopo abbiamo risolto. Ma io non lo so con sicurezza, sono ipotesi. No, più che altro avevo paura che, visto che stava contando la rovescia, aiuto, poi sparasse a Jake, cose simili. Prova a scappare, uccidila. Comunque sono veramente una sega. Per arrivare fin qui. Oh, erano i... Vedi, Jake, mi uccideranno. Avevi detto che... Dimostra... Oddio. Vattene, Jake. Non sei tenuto a farlo. Che culo. Lasciami andare. Un culo pazzesco. Cosa non voglio fare, Jake. Non voglio unirmi ai portali. Voglio solo tornare a casa. Avremo bisogno di armi più pesanti, Jake. Uccidi il prigioniero entro il 3. Pensavo che sparasse a Jake, che fallisse. Aiuto, 2. Oh.
Mi già? Ma che cazzo? È morto. Ti odio, gioco. Ti odio. Mi conviene fare un fast save, un quick save o come cavolo si chiama. Uccidila. Devi essere. Oh, erano i tuoi uomini. Bla 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 bla. Dimostrami. Oddio. Che faccio? Che faccio? Vattene, Jake. Non sei tenuto a farlo. Che culo! Prego, lasciami andare. Allora, cosa scegli, Jake? Voglio solo tornare a casa. Ultima possibilità, Jake. Se non uccidi il prigioniero entro il... Avremo bisogno di armi più pesanti. Uno. Aiuto! Due. Non riuscite a mancarlo? Cioè, non ho parole. Allora, quella droghetta ci vuole. Sono sostanze subdole. Possono diventare Lo so. Ma è così. Wow! Anche la sveglia ci si mette. Ok. Non è possibile. Ma troppo lenta non va bene. Pochi colpi. Muovi il culo, Preston! Se proprio va male c'è una nuca con lo quantum, ma vorrei aspettare. Ah no, non è Preston. Preston è ancora ripiegato in due. Mamma mia, che coraggio. Yeah.
che... No, no. Non è possibile. Non è possibile. Ah, brava così. Sì, la tattica andava bene, ma ci vuole un'arma più veloce. Quella che usavo prima non va bene. Proviamo. Devo tornare a casa. Ultima possibilità, Jake. Avremo bisogno di armi. Uccidi il prigioniero entro il 3. Sono sostanze subdole. Possono diventare. Lo so, presto, non le uso mai. Promesso. 3. Cosa? Ah, ma non è automatico. Ah! Che fuffa. Cioè, è molto potente comunque, eh? Però volevo qualcosa di automatico proprio perché c'è un attimino bisogno. Sono messo male. Mamma mia. Posso stare qui tutto il giorno. E stai lì tutto il giorno. Ma che? Rifallo un'altra volta. Cioè non posso crederci che sia più forte Jake di me. Devo stare molto attenta più che altro, sennò avrei già finito. Paura di dover rifare tutto da capo. Scusa Kasu, se avevi ste armi perché usavi quello sparo pistelli prima? Non ti voglio sparare, vai tranquillo. Non era uno sparapiselli, era una pistola laser. Aspetta, aspetta, mi dispiace, ho sbagliato. Perché con lo spav fai poco con quell'arma lì, con le mitragliatrici. Che cosa ci facevi insieme a quella gente? Sì, beh, io... Bravo, Preston, guarda il muro, perché sei stato completamente incapace. Se mi fossi unito a loro avrei potuto mantenere la mia famiglia.
Non lo so. Dio, mio padre aveva ragione. Sono un vero idiota. Ascolta, probabilmente dovrei tornare a casa e chiedere scusa. So che non ho diritto di chiedertelo, ma forse se mi aiuti a spiegare, le cose con mio padre andranno meglio. Se riporti la spada del mio bisnonno, probabilmente ti darà una ricompensa. Cerca sempre di trattare onestamente la gente. Ti aspetterò al cavalcavia vicino alla fattoria. Ok. Non ho posto per l'armatura atomica, a parte che non me ne faccio niente. Potrei venderla, ma non ha senso trascinarsi in giro la roba per 3 ore. E a questo punto tutti mi diranno, no, l'armatura atomica è la cosa migliore del gioco, come fai a non piacerti? E bla, e bla, bla, io dico, no, boh. Una roba troppo pesante. Cioè, voi nella realtà vi mettereste una cosa del genere? Io no. Ma non perché sia brutta, perché non è che sia brutta, ma è troppo lento. Troppo lento, troppo pesante, troppo tutto. Non riesci a far niente. Cioè, è vero che puoi buttarti giù dai burroni e non farti nulla, però... cioè... odio l'armatura atomica. Beh, bene, Dim, sono contenta di non essere l'unica. Troppo lenta, troppo pesante. Cioè, anche solo l'idea di star lì dentro poi a me darebbe la claustrofobia a mille mila. Sì, lento, ma quando mi colpiscono... sì, hai ragione, Siegfried. Tipo, in questo caso l'armatura atomica... ah, potrei appoggiarla qua. Non ci avevo pensato. Gliela tolgo e la metto lì, almeno so che è nel suo posto giusto. E quando ti colpiscono invece è molto comoda, infatti. Gna, gna. Oppure potrei mettermela addosso. Non ci avevo pensato. Devo indossare l'armatura atomica. La voglio indossare, infatti. Ah, la devo prima montare, ho capito. È una chiave che serve per aprire quella porta che è qui a destra in alto, quella là. Quella. Serve per uscire prima invece di farsi tutto il giro. Allora. Il mio vestiario. Questo, 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 questo e basta. È questo. Buon Dio, perché non ti monti? Non l'ho ancora capita questa cosa, eh? Cioè, io voglio indossare l'armatura atomica. Come faccio? Cioè, ecco perché non l'ho mai indossata, è per quello il problema. Devo indossare l'armatura atomica, ma è quello che voglio fare. Boh, io la metto qua, anche se non è montata lo stesso. Ecco fatto. Poi se non si monta è lo stesso. Ho lasciato qualche pezzo. Lasciamo anche il resto delle armature. Poi le verrò a recuperare quando avrò tempo, voglia, eccetera, eccetera.
siamo ostinati. Ti stai già stancando? E si comincia. Ancora? Stai bene? Sì. Mi sono un po' stancata, ma sto bene. Che cacchio è stato? Bravo, fermati. Fermo. Salva, sì, ma credo che abbia già salvato in automatico. Comunque adesso risalvo. No, stavo pensando prima a Siegfried che diceva perché c'è quello sparapiselli o non so come ha detto. Perché usi quello sparapiselli? Fatto che fai? Che hai fatto? Ma... è da bestemmiare quando succedono queste cose qui. A parte che mi viene un colpo. Perché senti... ah! Così! A random. Vuoi andare a buttarmi nel fuoco? Questo gioco mi porta a reazioni estreme. Wow, hanno fatto anche le scale. Che grandi. No, grazie. Olè. Se mi butto di qua muoio. Muoro. Olè. Ciao Siegfried, grazie per la compagnia. Alla prossima. Avevo detto di non farti più rivedere, altrimenti... Jake è tornato a casa. Cosa? Jake è tornato? Oh, grazie a Dio. Papà, ti prego, io so di aver sbagliato alla grande. Pensavo che unendomi a loro avrei potuto impedire che saccheggiassero la fattoria. Io non volevo far male a nessuno. Non mi importa cosa pensavi. Ti ho detto che... Abram Francis Finch, ora basta. Mamma, io... Silenzio, Jake. Se sento ancora una parola, pelerete entrambi patate per il prossimo anno. Sono stata a guardare mentre litigavate per anni. Ho lasciato che provaste a risolverla da solo. Abram, tuo figlio è grande. Se ti aspetti che si comporti come un adulto, smettila di trattarlo come un bambino. Jake, tuo padre e io siamo stati là fuori e sappiamo bene quanto può essere pericoloso. Vogliamo solo essere sicuri che tu sia pronto. Ecco fatto. Discorso chiuso. E se sento ancora una parola, giuro che... Ha ragione. Ecco i tappi che avevamo comprato. Più qualcosina per aver aiutato mio figlio. Grazie ancora per avermi tirato fuori da lì. Voglio scambiare alcune cose. Certo. No, in realtà volevo dargli lo shish kebab là.
Ce l'ho ancora io. Vorrei scambiare alcuni oggetti. Certamente. Me lo tengo, ok. Salve. Grazie ancora per avermi tirato fuori da lì. Se sei intelligente, non guardare i bramini. Ehi. Ok. Ehi. Secondo te siamo pronti per riprenderci il castello? Ci penso e ti faccio sapere. Come credi. Avvertimi quando vuoi iniziare. Un gruppo di ghoul si è stabilito vicino a un insediamento. Ai coloni potrebbe servire il nostro aiuto. Ti segno la posizione sulla mappa. Vedi cosa puoi fare. Ci serve tutto l'aiuto possibile. Grazie ancora per avermi tirato fuori da lì. Volevo fare questa prima, ma non so se... Aha! È inutile che mi metta adesso a fare questo lavoro comunque. Idea. Direi che è più o meno ripulito. Allora, qua serve un generatore, anzi, prima serve un purificatore dell'acqua. Questo non posso farlo.
e un generatore per farlo andare. Di quanto ho bisogno? 2. Quindi ne basta uno piccolo. Ok. Il RAM è sempre stato scarso. Ogni tanto esplode qualcosa, così a random. Te lo dico io, qual è il problema del Commonwealth? La gente non vede il quadro generale. Questo mi serve per gli altri insediamenti, magari ne prendo un po'. Mi pare che stia venendo bene.
Scusate. Ma cazzo! Addio Preston. Salute, sto giochicchiando anch'io, per questo ci sono e non ci sono. Non ti preoccupare, Dim. Credo che tu poi sia l'unico che mi sta guardando, quindi non c'è problema. Quanta cavolo di... Basta! Tutto questo. No, non è possibile, è impossibile, io me ne vado.
circolare. Ah, meno male c'è un letto. Proteggere e servire. Ci sono degli abitanti. Ah, sono reclute. Lasciamo perdere. Sono messo già abbastanza male. Ora ci divertiamo. Sparpagliatevi. Olè. Non è la prima volta che sparo. Allora spara, non parlare. Un posto che non avevo ancora mai visto. Vediamo un po'. Credi che prenderemo quel pazzo di Pikmin? Quello stronzo ci è già scappato in passato. Chi ha dipinto questo aveva seri problemi. Ha dato la caccia alla nostra banda. Ho sentito dire che Pikmin
Ha spogliato vivo Roy dopo averlo catturato per poi lasciarlo ai ratti. Mi vengono i brividi soltanto a pensarci. Già, prima ammazzeremo quello stronzo, meglio sarà. Qui ho sempre... E via la sua testa. Capolinea! Ti prendi per... Sì. Giù la testa! Dovrebbero essere tutti. Bene. Mamma mia, che paura che mi hai fatto. Forse ho trovato qualcosa. Abbiamo finito? Lasciare le mutande per fine i cadaveri. Nessuna traccia. Forza, è finita. Beh. Devono essere fuggiti, puoi rilassarti. Mi rilasserò quando sarà il momento di rilassarsi, cazzo. Capito? Ho capito, ho capito. Merda! Perché sei sempre così di cattivo umore? Per questo sono ancora qui. E dato che ho un idiota come te a guardarmi le spalle, cerco di tenere in vita anche te. Ora basta parlare. Potrebbe esserci qualcuno in agguato. Non agitarti tanto, sto andando. Non mi piace. Anche a me. Non riuscirò a forzarla. Devi evitare. Che cosa?
A meno che non si possano anche smontare le armi, ma è una cosa che ancora non ho capito come, cioè se è effettivamente possibile. Sì, non si possono togliere le parti, però. Quindi ho fatto tutto a questo punto, direi. Wow! C'è una nave. Una nave. Sale però. No. Come ha fatto a finire la boh? Non ne ho proprio idea. Adesso volevo andare a vedere se riesco a salire. Circolano molte storie su come quella nave sia finita là. Non ne ho mai sentita una credibile. Scansione, scansione. Accesso ai registri prebellici. Registro trovato. Patente numero S9132886 2. Avvocato, Nola. L'esercito congressuale ti dà il benvenuto nei suoi ranghi. Che cosa? Non puoi mica costringermi a farlo. La situazione è disperata. L'editto 22 cittadini per lo sforzo bellico. Il capitano richiede la tua presenza in plancia, senza frapporre indugi.
Ciao, Chico. Cos'è questa puzza? Sei di nasino delicato tu, eh? Parla il capitano! Abbiamo un nuovo soldato con noi! Liberate una cuccetta! Disinserite le difese! Fate strada! Ok! Deve esserci un malinteso. Mi avete chiesto voi di salire a bordo. Sa che qualcuno ha dei circuiti fuori posto. E quel qualcuno non siamo noi. Nessun ordine provato. Non sparare! È un ordine! E per l'amor del cielo, parla come si deve! Agli ordini, capitano, eseguo. È un onore far parte dell'equipaggio di una nave così leggendaria. La Constitution. E quindi dove devo andare? A questo punto faccio questa missione. Ah, devo salire allora. Circolano molte storie su come quella nave sia finita là. Non ne ho mai... Questo posto resisterebbe all'assalto di un esercito. Sì. Ha il cappello! Bada come parli, timoniere. Porta la coffa a 2 gradi sulla prua di babordo. Scattare! Sì, capitano. Ecco il nostro soldato. Mi rincresce per il comportamento del primo ufficiale. Era da tempo che l'esercito congressuale non si faceva vedere. Primo ufficiale, esercito congressuale. Di che cosa stai blaterando? Questa nave è la USS Constitution, l'orgoglio della flotta. In qualità di suo comandante, ho il diritto dovere di imporre un certo decoro all'equipaggio. Che ci fai qui? Su questa nave? È antica. Questa nave è stata più volte l'onore e il vanto della nostra potente flotta. Sarebbe un male se tornasse nuovamente a esserlo? Eh? Tu saresti il comandante? Lo prevede la catena di comando, la quale ha inizio dai nostri più illustri ammiragli e termina con i più umili robot sentinella. Dopo la perdita dei nostri compagni d'arme, ho assunto il comando a malincuore.
Non ho ancora capito perché parli in quel modo. Guardati intorno. In quest'epoca tormentata, non è saggio adottare i modi e il linguaggio di tempi più civili? Se la mia risposta non ti soddisfa, temo che dovrai fartene una ragione. La vedetta mi ha detto di venire qui. Perché? La tua assistenza è più che mai necessaria. Questo vascello naviga in acque agitate. Da lunghi anni viaggiamo in bonaccia. Dannata Weatherby Savings Loan! Ti stramaledico! È proprio un bel guaio. Sai, ci crede membri dell'esercito continentale, ma in realtà siamo Minutemen. Non ha tutti i torti, eh? Il mio più grande cruccio è non poter contribuire allo sforzo bellico. Le armi sono diventate poco più che tane per i ratti talpa. Fine dei convenevoli. Se alcuni sistemi non saranno riparati, la Constitution non potrà tornare operativa. Quale sforzo bellico? Contro la Cina comunista, che domande? Ma non risparmieremo qualche bordata alle Giubbe Rosse o ai canadesi, giusto per sicurezza. Vendicare la distruzione della nostra capitale sarebbe una vittoria alquanto gradita. Consulta il nostromo e il timoniere. Ti daranno maggiori istruzioni. Puoi andare. Occhi aperti, marinai. Sciacalli in arrivo. Ai cannoni, soldato. Ma non ucciderli. I cannoni sono pronti. Fuoco a volontà. Continua a sparare, soldato. Direi che non hanno speranze. Mamma mia. Io lascio fare a lui. Un attimo solo, torno subito. Finisco la diretta per oggi, devo andare adesso. Grazie mille a tutti, alla prossima, ciao ciao.